Benvenuti a un nuovo episodio di Un caffè in valigeria Ambrosetti. Oggi ospite abbiamo un personaggio notissimo a Varese, nell'ambito sportivo e non. Il nostro ospite oggi è Osvaldo Tonelli. Ciao Paolino! L'ho detto con troppa enfasi. No, ma sì, dai, ma io ti conosco. Bene. Grazie Osvaldo. L'esagerazione, ma va benissimo, va benissimo. Senti, però non tutti sanno che tu hai un passato da grande imprenditore, perché tu sei stato per anni direttore della filiale Standa di Varese, che adesso purtroppo non c'è più. Sì, ho fatto le due filiali di Varese, prima in Piazza Montegrappa, ho fatto 18 anni e poi mi hanno trasferito in quel di Biumo, dove ho chiuso dignitosamente la mia carriera di non imprenditore ma di direttore, insomma. Senti, quindi avrai un aneddoto simpatico da raccontarci sul tuo mondo lavorativo, dopo ce ne racconterai un altro sul mondo sportivo. Sì, allora, sì, sicuramente è un aneddoto a cui sono molto legato, ma non un aneddoto, è un vissuto. Il fatto che io abbia cominciato a fare il garzone, per dire, perché sono andato alla Standa che avevo 19 anni, e niente, quindi poi ho gradualmente salito i gradini con un po' di fortuna, ma credo con capacità e merito. Senti, ovviamente la maggior parte delle persone magari ti conoscono per la tua passione sportiva, che è diventata ormai quasi un mestiere, diciamo. Ma sì, no, è un hobby, perché sì, occupa un hobby. Comunque tutta la tua giornata. Adesso sì, dal momento che sono andato in pensione mi sono dedicato anima e corpo. Prima avevo un po' d'anima e poco corpo. Adesso invece anima e corpo, con immenso piacere di mia moglie. Ogni tanto facciamo le cene degli ex bostesi, degli ex oratoriani. L'ultima volta, quindi un mese fa, mi hanno portato un faldone di ricordi in cui c'era la data settembre 1969, l'atto di iscrizione alla Federazione Italiana del Gioco Calcio, e cui ero un firmatario con Pozzi, Paolo e Colli, Di Vraga, Fare, i 4-5 amici, certo, che hanno contribuito, i soci fondatori, ad allargare la società ad US Boston. Dal punto di vista calcistico, in questa società saranno passati centinaia di bambini e ragazzi, fra cui anche il sottoscritto. Adesso vuoi raccontarci magari invece un aneddoto dal punto di vista sportivo a cui sei legato, con i tuoi bambini, con i tuoi ragazzi, una cosa simpatica? Sì, beh, gli aneddoti più belli sono quelli che incontro quando vado a fare le vasche, le famose vasche di Corso Matteotti, dove: mister, ma non ti ricordi di me? Sono passati 40 anni, faccio finta di ricordarmi, intanto lo faccio parlare, aggancio qualche ricordo. Altre volte gli dico: senti, non mi ricordo di me. Ma sì, sono avvocato, adesso mi ricordo che tu un giorno mi hai detto che... Vabbè, se ti ricordi tu vuol dire che è vero. No, mi fa piacere. Poi... Beh, niente cosa più scontata della bellissima frase che campeggia sul capannone del Bosto, della struttura sportiva Bosto: Bosto, scuola di vita. Scuola di calcio e di vita. Effetti è sempre stata una scuola di vita. Sì, noi abbiamo leggermente cambiato mentalità rispetto a qualche anno fa, quindi abbiamo fatto delle squadre, le terze squadre, diciamo, per dar modo a tutti di giocare. Purtroppo devo riscontrare che i genitori non sempre apprezzano questo nostro sforzo. Fondamentalmente sono sempre bambini, si devono divertire. Sì, magari infatti, tante volte i genitori non lo capiscono. Ma infatti io spesse volte gli dico: se i genitori si divertono mi fa piacere, se non mi divertono, che si divertono i bambini, dai genitori va bene lo stesso. Relativamente, sì, infatti questa è la realtà dei fatti. Benissimo. Oggi... Volevo dirti una cosa, Paolino. Dimmi. Tu lo sai che io ho ricevuto una benemerenza. Bravo, a Roma. A Roma la benemerenza dalle mani del presidente Tavecchio, vecchio amico. Infatti lui mi ha riconosciuto: ancora sei in giro. Dico: tu cosa hai fatto? Cioè, siamo partiti qua assieme, diciamo che tu hai fatto carriera, hai super scalato, quindi mi ha fatto piacere la benemerenza di 20 anni dedicati al settore giovanile, anche se ne sono molto di più. Comunque mi ha fatto estremamente piacere. Ti lascio la telecamera per 5 secondi, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare tua moglie? Mia moglie, come tutte le donne, è il braccio destro, sinistro, certo, e il busto, il mezzo busto di tutti gli uomini. Le donne come mia moglie, che mi hanno veramente sopportato da 45 anni, ci siamo sposati nel 74, adesso io matematicamente so, ma sono tanti, quindi la ringrazio, un bacione. Grazie. Ringrazio anch'io, vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento con Un caffè in valigeria Ambrosetti. Ciao a tutti, il caffè era amaro.